tutti, stavo per iniziare a truccarmi e ho deciso di accendere la videocamera perché sto per usare un nuovo prodotto e quindi mi sembrava una buona occasione per testarlo insieme, visto che ci ripongo tantissime aspettative. Si tratta Del nuovo compatto solare di L'Oreal della linea Sublime Sun che ho appena ricevuto da tipo 2-3 giorni e non ho ancora avuto modo di provare. Questo qui è proprio un fondotinta compatto, quindi si presenta come se fosse una sorta di cipria. È totalmente in polvere, da questa parte ha lo specchietto e anche l'applicatore che adesso andremo a utilizzare. Questo qui mi sembra un'ottima scoperta, infatti ho detto devo provarlo assolutamente con loro perché è un compatto solare protettivo. Lo sapete che io d'estate non utilizzo nulla sul viso e quindi mi capita spesso di avere degli arrossamenti o comunque delle piccole scottature. Se mi seguite nei vlog ormai vi ho fatto una testa tanta. E quindi questo prodotto mi ha subito comunque attirata perché potrebbe essere una buona soluzione per non dovermi truccare più di tanto, quindi continuare a mantenere la mia idea per cui d'estate io il viso non lo trucco o vado mal che vada a intervenire sulle imperfezioni. E mettendo solo questo qui uso la protezione solare come mi avevate consigliato voi e in più probabilmente da quanto ho letto dovrebbe anche uniformare l'incarnato. Quindi quando l'ho visto ho detto ok, questo è il prodotto per me, però mi sembrava giusto provarlo insieme. Oggi mi sembrava la giornata ideale per provarlo proprio perché devo stare in giro un sacco di ore. Uscirò adesso per pranzo e tornerò più o meno verso le 5, le 6. Però la cosa positiva è che non sarò in ufficio, ma sarò tutto il giorno all'aperto. Per cui è il momento migliore per capire se effettivamente può funzionare come protezione solare o no. Non è la giornata più soleggiata del mondo, nel senso che c'è il sole che va e che viene, però io solitamente riesco a scottarmi anche in queste occasioni, quindi è proprio il giorno ideale per provarlo. Adesso andiamo ad applicarlo e uso la spugnettina in dotazione e mi servo anche dello specchietto perché non ho portato giù lo specchio grande, tanto detto. Mi applico solo questo fondotinta e poi vado a finire il resto. Non sto a stressarvi a farvi vedere come mi trucco, anche perché ho intenzione di usare solo questo qui e un pochettino di eyeliner e di mascara. È veramente impalpabile. La prima impressione è già ottima, nel senso che la pelle è sicuramente uniformata. Io spero che si veda, ma tutti i rossori che avevo questa mattina sono già tutti coperti e in più non ho l'effetto polveroso. Mi sembra che sia coprente e allo stesso tempo photoshoppante, quindi cosa ottima. L'effetto, come vedete, è super naturale, ha coperto molto bene i rossori che ho da ieri, perché purtroppo, appunto, uscendo sempre senza protezione, il sole mi colpisce tutte le volte, non c'è una volta che scampo a questa cosa, ma vabbè. E ha coperto bene tutto, ha fatto questo effetto photoshoppato, però non sembra per niente pesante. L'unica cosa che non copre totalmente sono le imperfezioni, quindi su quelle andrò a intervenire con il correttore. Do ancora una passata col pennello grande, perché a me piace fare questa cosa, mi sembra che migliori ancora la stesura di ogni prodotto in polvere, lo faccio sempre. Da che ho questo pennello è una cosa che faccio perennemente. Io adesso questo qui lo lascio a casa anche se il formato era abbastanza compatto e potevo tenerlo in borsetta per riapplicarlo, però voglio proprio vedere se ha una durata buona come avevo letto, quindi questo dovrebbe durare un sacco di ore e dovrebbe farmi da protezione totale. Il modo migliore per saperlo è decisamente testarlo così. Quindi noi ci rivediamo più tardi quando torno. Eccomi tornata, alla fine è quasi ora di cena, quindi sono stata in giro molto più del previsto, non pensavo di tornare così tardi, però mi sembra che la situazione sia ottima. Non sono particolarmente spuntati i rossori che avevo stamattina, quindi sono ancora coperti. L'effetto non è visibile, cioè non è quell'effetto che dite rimane polveroso, che su di me accentua tantissimo i pori, quindi i prodotti troppo polverosi o comunque con una polvere troppo spessa io non li posso usare perché ho questo problema dei pori. Nessuno ha notato niente, quindi nessuno mi ha detto oh mamma mia come ti sta male, oh mamma mia come ti segna la pelle. Non si nota, è totalmente impercettibile, però credo che mi abbia fatto da schermo solare perché non mi sento assolutamente calda, non mi sento scottata e credo proprio che sia durato tutto il pomeriggio. Non ho sudato perché è come non avere niente sulla pelle, cioè
Mi è piaciuto tantissimo, infatti mi sa che fila direttamente nei prodotti salva tempo per la mattina questo qui. Un'altra cosa positiva che ho notato è che ha una tonalità universale proprio perché ha questa polvere talmente fine che diventa quasi trasparente sul viso, perciò va ad adattarsi perfettamente al colore di partenza. Quindi rimane, se la vedete così, è super chiara, però quando l'andate a stendere io non sono molto chiara sul viso, quindi va proprio a uniformarvelo e va ad adattarsi probabilmente al calore e al colore di partenza. A me sembra proprio che il test sia superato, cioè è fantastica. Questa qui va benissimo proprio anche per andare in piscina. Dovrei testarla la settimana prossima che devo andare in piscina, devo provare a metterla al posto proprio della crema solare, perché comunque ha fattore di protezione 30 e oggi c'è stato veramente il sole che mi ha battuto in testa per ore. Infatti se mi vedete un po' stramba è semplicemente perché ho preso anche un sacco di caldo e adesso sono col maglioncino perché ho freddo, però in generale è stata una giornata molto molto calda. E quindi se mi vedete un po' stramba è solo colpa del sole. Però sì, devo assolutamente provarlo per andare in piscina e anche la mattina per andare a lavorare, perché comunque dà subito l'idea di essere truccata, però senza aver bisogno di abbinarci chissà quali altri prodotti. Alla fine io ho messo un pochettino di eyeliner, un po' di matita e il mascara, non mi sono truccata con nient'altro. Oggi non ho neanche il rossetto. Un trucco super semplice, insomma, anche perché io in estate detesto veramente truccarmi troppo o comunque utilizzare troppi prodotti. Devo dire che questo qui penso che mi andrà a risolvere il problema e non mi sentirete più dire mi sono scottata anche se non volevo mentre ero al sole. Adesso vado a farmi una doccia che oggi non ce la posso più fare. Spero di esservi stata utile con questo video test su strada, prove su strada e fatemi sapere se ne volete vedere altri per altri prodotti, così mi ingegno per testarli insieme a voi. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!